al posto del quale dovrebbe nascere un centro culturale polivalente. Lo scopo è quello di offrire al quartiere dei servizi che non ci sono mai stati. Eleonora Fioretti. Biblioteca, teatro, cinema, ludoteca, centro antiviolenza, si è parlato anche di questo. Tutto questo non c'è a Tormarancia. La cultura produce socialità, Tormarancia vuole un centro culturale popolare. Così cita questo striscione issato da mesi sui cancelli chiusi di quello che un tempo era l'istituto artistico Mafai e destinato a diventare un centro polivalente a disposizione dei cittadini di Tormarancia, destinazione ancora lontana. Nonostante i risultati di una consultazione popolare sull'utilizzo degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori, che ammontano a 17 milioni di euro, del centro di aggregazione scelto dai cittadini non se ne parla più. Nel 2020 il comune si è impegnato a recuperare i 4 milioni e 800 mila euro mancanti e certo noi ci si aspettava che si rientrasse nei 17 milioni che erano già sul tavolo e quindi adesso le nostre richieste sono fondamentalmente una progettazione partecipata. Ora esiste una legge sulla progettazione partecipata e noi chiediamo nello specifico l'articolo 9. C'è la misura massima più larga di partecipazione della cittadinanza al progetto. Intanto con una petizione popolare è stato chiesto al comune la bonifica dell'area per mettere il lotto a disposizione della cittadinanza. La preoccupazione maggiore, visto che anche rispetto alla petizione che è stata consegnata il 17 di dicembre del 2018 giace ancora al comune senza risposta da parte della sindaca, il timore è che venga un pochino sotto, cioè non considerata. L'area che i cittadini dell'ottavo municipio vogliono per creare occasioni di socialità e opportunità di formazione conta 9.000 metri cubi di costruzione su 3 ettari e mezzo di terreno. Dal 2012 è abbandonato, invaso da erbe e sterpaglie, eppure per Tormarancia sarebbe l'occasione per rinascere. I ragazzi non hanno un mestiere, niente, quelli che vengono giù, non sanno fare niente. Io ho fatto vedere la loro vita, se dovrebbe mettere la cosa per segnare a fare idratico. Ci stanno i falegnami che potrebbero insegnare per falegnami, elettricisti. Se questo rimane così, è una cosa, è diventato, è colla, un bosco. C'è una grande richiesta di corsi di formazione, sia di formazione lavorativa, arti e mestieri, sia di corsi d'arte. C'è una richiesta di una biblioteca. In tutto il municipio non esiste una biblioteca, questa potrebbe essere l'occasione per una biblioteca comunale nell'ottavo municipio e ovviamente di una offerta culturale al cineclub, alle mostre d'arte. Ecco, un bel parco per i bambini, si potrebbe fare pure questo, un po' più pure di pulizia, che è molto sporco, non è mai stato così. Oggi solo la realtà parrocchiale di Viale di Tormarancia offre uno spazio di aggregazione, per tutto il resto i cittadini devono spostarsi fuori quartiere, ciò significa disgregare un tessuto sociale che invece intende fortemente restare unito. Abbiamo la risposta del Campidoglio, il Dipartimento Infrastrutture ci ha fatto sapere che entro l'anno verrà demolito l'ex liceo e che il progetto che sorgerà vedrà il coinvolgimento dei cittadini. Noi naturalmente continueremo a seguire la vicenda, adesso spazio alle notizie del giorno con Francesco Rositano, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori, l'ennesima lite di coppia alla vigilia di una separazione che lui non voleva è finita in tragedia a Cave sulla Prenestina, quando i carabinieri intervengono allertati dai vicini, lui ha ancora la pistola in mano, lei a terra, senza vita. Rosario Carelli. Quando i carabinieri arrivano, trovano per strada i vicini, sono preoccupati, hanno dato loro l'allarme da un appartamento, raccontano, hanno sentito dei colpi di pistola, più d'uno, c'è chi parla di 4-5, poi il silenzio. E quella che i militari scoprono, entrando, è una scena terribile. Carmen, 45 anni, rumena, ma in Italia da molti anni, è a terra, senza vita. Accanto a lei c'è il marito, Antonio, 59 anni, italiano, autotrasportatore, in mano ha una pistola, ancora fumante, annotano gli inquirenti. Una scena del delitto che non lascia dubbi. Antonio non parla, si consegna subito e non oppone resistenza. Siamo a Cave, un piccolo centro alle porte di Roma. Qui si conoscono tutti e le prime voci raccontano di un amore soffocato. Sto nelle liti, l'ultima avrebbe riguardato proprio la separazione. Lei la voleva, lui non l'accettava. Dalle verifiche, la pistola usata risulta legalmente detenuta per attività sportive.
L'assegnazione di una casa popolare ad una famiglia a Roma, Casal Burciato, si è trasformata in un'altra occasione per mettere in mostra la forza intimidatoria delle organizzazioni di estrema destra. Presidio, tensioni, la famiglia e persino l'assessore e il presidente del municipio costretti alla scorta per difendersi dagli assalti dei manifestanti. Volano parole grosse indirizzate anche ai bambini della famiglia legittima assegnataria. Ti stupo, impicchiamo, minacce pesanti per quel nucleo familiare barricato in casa che in quella casa è rimasto ma vorrebbe andare altrove. Una tensione che resta alta anche per oggi, autorizzata una manifestazione di Casa Pound e in piazza ci saranno anche i movimenti. Ha confessato e chiesto perdono alla famiglia e alla città il giovane americano accusato dell'omicidio di Morveo Fedeli. Una confessione avvenuta nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, interrogatorio nel carcere di Mamma Gialla a Viterbo, dove è detenuto da 3 giorni. Il 22enne ha colpito il commerciante diverse volte alla testa con uno sgabello al termine di una colluttazione. Nulla è trapelato sulle motivazioni della lite. Maltrattamenti su minori, è questa la causa della sospensione dal servizio per un anno a carico di una maestra di una scuola materna di Latina. Sono almeno 8 i bambini tra i 3 e i 4 anni che avrebbero subito le sue aggressioni fisiche e psichiche. Ad incastrarla anche un'intercettazione audio-video all'interno di un'aula. L'inchiesta è partita su denuncia dei genitori di una bambina. Le osservazioni dei carabinieri hanno registrato le continue vessazioni imposte dall'insegnante ai piccoli, insulti, umiliazioni e minacce di percosse. Il 5 novembre hanno assolto Cerroni, adesso che le motivazioni dei giudici sono state pubblicate, i suoi legali possono cantare vittoria. Completamente demolita la tesi della procura per i giudici che l'hanno assolto, il patron di Malagrotta era l'unico, data la sua conclamata capacità organizzativa, la sua consumata esperienza nel settore e le dimensioni della sua azienda, ad avere le carte in regola per risolvere l'endemica emergenza ambientale della capitale. Un documento di 180 pagine per negare l'associazione a delinquere e vantaggi per l'imprenditore dei rifiuti. La mobilitazione a suo favore per superare ostacoli e problemi dovuti alla necessità di risolvere l'emergenza ambientale. Insomma, Cerroni stesso si è sempre definito un benefattore. L'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, in carcere dal 20 marzo, comparirà domani davanti ai pubblici ministeri che l'accusano di corruzione per lo stadio della Roma. L'esponente grillino della prima ora sarà protagonista di un faccia a faccia con il cliente spontanea in relazione alla contestazione di aver asservito il ruolo dell'amministrazione agli interessi di alcuni imprenditori. Parnasi, Toti e Statuto, che puntavano ad orientare alcuni grandi appalti, oltre lo stadio, progetto che ieri ha fatto un passo avanti superando lo scoglio della Commissione Ambiente, bocciata la proposta di delibera Grancio che negava l'interesse pubblico dell'impianto. Aveva trasformato il cortile della comunità di recupero dei tossicodipendenti di Roma, dove stava scontando una pena a 9 anni di reclusione, nel quartiere generale della droga e del riciclaggio di denaro. Il nucleo speciale, Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ha arrestato un 57enne di Fondi e altre 12 persone, tutte responsabili anche di detenzione abusiva di armi. Ad incastrare il gruppo i detenimenti e le immagini della videosorveglianza della struttura. Domani è in calendario la Commissione Trasparenza, convocata per fare chiarezza sulla prolungata chiusura di ben 3 stazioni della metropolitana, una storia che si trascina da mesi, da annunciate aperture e rinvii delle stesse. Una convocazione anticipata dalla inattesa riapertura nel tardo pomeriggio di ieri della stazione Spagna, off limits da 1 mese e mezzo. Ieri, l'ok del ministro e il ministero, restano chiuse Repubblica e Barberini. Ieri, un'altra tappa della guerra dichiarata dal sindaco agli incivili, dopo gli zozzoni tocca ai vandali. Così Raggi ha postato su Facebook un video che immortala un passeggero che, armato di pennarello, scrive sul finestrino: grazie alla segnalazione video di un altro passeggero, ATAC si è attivata ed ha denunciato il vandalo. Allarme rientrato al palazzo Spin Time Labs, rimasto senza corrente elettrica. Il sospetto era quello di un avvertimento in vista di un prossimo sgombero. L'edificio occupato di Santa Croce di Gerusalemme ospita 450 persone con un centinaio di bambini. Nel tardo pomeriggio allarme rientrato, nessun avviso di sgombero. Il blackout è dovuto, pare, ad un problema tecnico dovuto alla morosità. Il palazzo è nella lista prefettizia di quelli da liberare. Ed è tutto, linea a te Francesco. Bene, a dopo per gli aggiornamenti. Adesso uno sguardo ai quotidiani in edicola, la nostra rassegna stampa.
Iniziamo dalla cronaca di Roma del Messaggero, ci occupiamo di mobilità, guasti e scioperi sulle linee A e B, soppressi più di 50 treni ogni giorno nel mese di marzo, 1630 convogli cancellati per una perdita di esercizio di 500.000 euro. Tra le cause principali anche la mancanza di pezzi di ricambio e i macchinisti in malattia. Guardate i numeri, sono 840 i treni soppressi sulla linea A, 790, quasi 800 sulla linea B, sono oltre 600 quelli saltati per guasti o mancanza di pezzi di ricambio, e questi sono i numeri mostruosi solo di marzo. Passiamo alla cronaca, lo facciamo con il Corriere della Sera. Morta a Villa Mafalda, le difese, sparito un frammento del cuore. I legali degli imputati ipotizzano che la bimba fosse affetta da una rara sindrome. La vittima è Giovanna Fatello, morta a Villa Mafalda a 9 anni, era il marzo del 2014 in sala operatoria, mentre è sotto anestesia la scomparsa della ragazzina. L'indagine, tra le altre cose, ha appurato che l'anestesista capo durante l'operazione era al bar. Passiamo in provincia, ancora cronaca, a Viterbo, l'ho ucciso io, chiedo perdono. Michael Pan confessa di aver colpito in preda un raptus, Norveo Fedeli, i suoi avvocati, ma non voleva rapinarlo. La famiglia della vittima non commenta la richiesta, vuole giustizia e si costituirà parte civile nel processo. Ancora un caso di cronaca della scorsa settimana, sempre a Viterbo, audizione protetta per lo stupro nel pub, il PM fisserà l'incidente probatorio per sentire la vittima, i due restano in cella, i due sono naturalmente quelli accusati di violenza sessuale, sono i ventenni appartenenti al movimento Casa Pound, Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci. La procura ha depositato al GIP la richiesta di incidente probatorio per la ragazza di 36 anni, la vittima dello stupro. Andiamo a Frosinone, Trisulti, nuovi dubbi, garanzie finanziarie false, il deputato Fratoiani, la banca disconosce la lettera della fondazione, ora si indaghi la certosa di Trisulti, ci sono nuovi dubbi sulla dignità disumane, la fondazione che ha ottenuto in concessione il monastero di Collepardo per 19 anni, appunto adesso le garanzie finanziarie date da una banca di Gibilterra, una banca danese con sede a Gibilterra, sono false. La denuncia, adesso le vostre segnalazioni, quella di cui parliamo oggi la possiamo vedere, ci è arrivato un video. La splendida fontana dei quattro fiumi di Piazza Navona in base ai rifiuti che, come vedete, ne deturpano la bellezza. Le immagini si riferiscono a domenica mattina, ma dopo le proteste dei cittadini che hanno telefonato al numero unico di Roma Capitale, non c'è stato un pronto intervento dei netturbini, anzi, chi si lamenta è stato risposto di chiamare il giorno seguente addirittura. Immagini di incuria che purtroppo rischiano come sempre di fare il giro del mondo, a giudicare anche dai tantissimi turisti che affollano ogni giorno Piazza Navona e ammirano la stupenda opera d'arte del Bernini. Ancora proteste dei cittadini, questa volta a Castelnuovo di Parma, dove i residenti hanno preteso ed ottenuto dalla regione la valutazione di impatto ambientale per l'assai poco desiderato impianto fotovoltaico. Ce ne parla Rossana Livozzi. Un mondo di verde abbagliante appena fuori dall'abitato di Castelnuovo di Farfa, minuscolo borgo che si stende circondato da dolci colline alle propaggini meridionali dei Monti Sabini. La comunità, un migliaio di residenti, allarmata per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra da realizzare proprio qui, nella valle di Cornazzano, associazioni e comitati sono scesi sul piede di guerra. Il territorio è intanto di rilevante valore agricolo, è di una bellezza incredibile. Noi vogliamo tutelare la Sabina perché è uno dei pochi territori rimasti abbastanza intatti. Una rivoluzione per Castelnuovo, la pressione di una piccola comunità ha indotto la regione ad intervenire. La regione Lazio, l'ufficio via, ha
dato ascolto alle nostre istanze, alle nostre posizioni e ha riconosciuto che qui, soprattutto l'area vasta, è molto sensibile. La realizzazione di questo impianto fotovoltaico creerebbe un danno paesaggistico, ci sarebbe un impatto paesaggistico e per valutare l'entità di questo impatto, appunto, la Regione ha deciso che il tutto deve essere valutato. Tempi non brevi, la società proponente deve presentare la sua relazione per la valutazione di impatto ambientale. Quella e le controdeduzioni delle opposizioni resteranno negli uffici del VIA per qualche mese, fino al parere finale della Pisana. Nessun vincolo sulla conca, ma le associazioni invitano a dare peso alla valenza del paesaggio. È un impianto non grandissimo, ma per la sensibilità della zona è un impianto molto grande. In questo caso noi siamo in mezzo a una conca, come ho detto, dove si affacciano numerosi centri storici antichissimi. La verdissima valle punteggiata dai casali, osservata dall'alto dei borghi medievali, fittamente popolata dagli antichi ulivi, architetture arboree che tappezzano questa terra attraversata dal Farfa, ricca di resti archeologici, al confine con un parco. Siamo proprio nell'area contigua del Parco del Tevere Farfa e oltretutto le icone del Farfa rappresentano un ampliamento del parco realizzato proprio da pochi mesi. Il Tevere Farfa rappresenta oggi un'esperienza molto importante da questo punto di vista. C'ha un contratto di fiume al proprio interno, quindi ha tutti gli aspetti naturalistici dove però questa natura è molto intrecciata anche con le bellezze del paesaggio e le strutture che esistono già realizzate dall'uomo. Il cuore della Sabina intende difendere queste terre ancora parzialmente integre, il ritmo lento del suo quotidiano, i tempi e le occasioni offerte dal rispetto del codice ambientale. La nostra opposizione non è chiaramente alle energie rinnovabili. Il fotovoltaico è importantissimo, ma va localizzato. Noi riteniamo che il fotovoltaico a terra sia uno sbaglio in zona agricola e riteniamo che il fotovoltaico vada messo in zone degradate, cave dismesse, capannoni industriali o tetti privati. Il fotovoltaico, con il suo forte impatto visivo, rischia di danneggiare l'economia locale fondata sul turismo, ecocompatibile con l'agricoltura circolare. Nel mirino preventivo l'eventuale uso di diserbanti per la pulizia del terreno sotto l'impianto, una minaccia per le acque del Farfa. Il sindaco, Luca Zanetti, che pure si è dato molto da fare, prende una posizione istituzionale. Abbiamo visto un attimino le ragioni del sì, le ragioni del no, abbiamo analizzato quello che è il progetto, dopodiché abbiamo rimandato la palla alla Regione Lazio, chiedendo alla Regione Lazio di aprire la procedura di via. Castelnuovo di Farfa deve essere il modello di partenza rispetto a una modifica della legislazione nazionale. Capire se sui terreni agricoli si può o non si può fare, capire dove comunque andare a piazzare queste fonti di energia rinnovabili. Siamo nel caos totale. La vista da quassù è celestiale, con il solatte che svetta oltre le nuvole occhieggia la Valle degli Ulivi, terra di verde, di pace, tempi lenti e chiacchiere attorno ad un pozzo. Castelnuovo di Farfa è uno dei pochi paesi dell'entroterra a crescere per numero di residenti. Lo spopolamento che minaccia l'Italia centrale non lo riguarda. Buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno ad Alessandro Ruggeri, rettore dell'Università della Tuscia, e buongiorno a Pierluigi Moncelli, direttore regionale di Banca Intesa San Paolo. Ad aprile è stato siglato un importante accordo triennale tra la banca e l'Università della Tuscia. Qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo nasce dalla consapevolezza che in passato la capacità, l'intraprendenza dei centri di ricerca dell'università non era correlata a effettive necessità di innovazione delle aziende. L'esercizio che abbiamo provato a fare, lo abbiamo fatto nelle tre regioni, oltre che nel Lazio, in Sicilia e Sardegna, è di verificare con 200 aziende quali erano le loro effettive necessità di innovazione e correlare queste necessità con i lavori che 5 centri di ricerca, oltre a quello della Tuscia, anche quello dell'università di Catania, Palermo, Cagliari, Sassari, stavano, temi sui quali stavano lavorando queste università. Matchare le esigenze delle aziende con i temi di lavoro dell'università per innescare un percorso che ci auguriamo abbia già alla fine dell'anno un primo checkpoint funzionale a evidenziare buone opportunità. Anche perché formare i giovani, tante volte lasciarli andare all'estero, è un rischio che le università italiane non possono permettersi, si rischiano di vanificare tanti sforzi, è così, direttore? Assolutamente, è un rischio non che le università non possano correre, ma che il paese non deve correre, perché io ritengo che la formazione che diamo ai nostri ragazzi sia una formazione di alto livello e devo dire, grazie a questo accordo, ma non solo, per via di questo accordo da anni la nostra università, e devo dire
tutte le università stanno investendo molto per rafforzare il rapporto e il legame con le imprese, con due finalità. La prima è quella di realizzare delle ricerche, di sviluppare delle ricerche applicate che siano utili alle imprese e contribuiscono quindi a migliorare la capacità di innovazione del nostro paese. Ma dall'altra cosa che io ritengo importantissima è dare una prospettiva diversa ai nostri giovani, facendoli lavorare in quello che oggi è uno dei filoni più importanti per l'occupabilità, ovvero le start-up e la spin-off. E ritengo che da questo punto di vista noi abbiamo delle grandi possibilità, però ci serve il supporto del mondo del lavoro, delle imprese e anche delle banche, perché a un certo punto i progetti di ricerca che noi sviluppiamo per trovare applicazione, diventare startup, devono raggiungere quella dimensione. Per decollare quali... hanno bisogno di investimenti. Certo. E quali sono i bisogni delle imprese laziali, Munceri? Molte non hanno le competenze digitali necessarie per stare nel mercato globale. È chiaro che il tema dell'innovazione e quindi del digitale è un tema oggi prioritario. Mediamente oltre un terzo delle aziende di questa regione ha dichiarato di avere competenze digitali suscettibili di miglioramento, e questo è oggettivamente un tema. Peraltro la digitalizzazione sposa anche il tema della produttività, e quindi è chiaro che per l'evoluzione di queste aziende attivare processi di digitalizzazione rappresenta una priorità assoluta. Il Lazio è secondo per numero di start-up solo alla Lombardia, un settore dove si deve investire. Sì, c'è grande sensibilità nel Lazio, a Roma in particolare, relativamente alle start-up innovative. Roma è insieme a Milano la città che ne ha di più in Italia, questo sicuramente è un buon punto e rappresenta anche la capacità di correlazione, di integrazione tra università e mondo delle imprese. Rettore, lei è anche il coordinatore delle varie università del Lazio, una risposta secca. Questi accordi si possono estendere anche ad altre università, si deve fare. Ma noi siamo già con le altre università del Lazio.